stasera c'è Catalan, siamo qui ancora in compagnia della meravigliosa Annalisa che quest'estate si è sposata. Dicevamo prima, un anno fa eri single, abbiamo cazzeggiato un po' in... Però non è stato uno che hai trovato su Tinder, o sì? No. Come vi siete incontrati? Ci siamo incontrati in realtà sul lavoro per me. Io dovevo cantare un evento, c'era anche lui, ci siamo incontrati, però poi in realtà ci siamo risentiti e rivisti dopo. Sì. Ecco, lì c'è stato solo piacere. Che però, insomma, è un po' di elettricità. Esatto, sarà partita. Una frizzantezza è partita. E come sta andando? Questi primi mesi come sono? Questi primi mesi, guarda, la verità è che, e penso che sia una figata, sì, che non è cambiato niente, è uguale a prima. Mm-hmm. Cioè, chiaramente c'è stato quel giorno lì, il momento bello del matrimonio con i parenti, ma poi la festa, la condivisione con tutte le persone a cui vogliamo bene, no? Quel giorno indimenticabile che io volevo, no? Per me la cosa importante era quella, vivere quell'esperienza. Ma avete fatto festona grande, gigante, 1000 invitati? No. Abbiamo fatto una cosa piccola, solo per la famiglia. Sì. E poi, qualche giorno dopo, una festa con tutti gli amici. Beh. A casa bene? A casa bene. Casa quale? La domanda tu, è... E tu prima vivevi da sola o vite da coinquilina? Cioè eri già abituata a vivere con gente o eri abituata ai tuoi spazi, alla tua libertà? Sono stata un po' coinquilina, un po' da sola, però vi dividete i compiti? Sì. Diciamo di sì. Va bene, dai. Una litigata bella, grossa l'avete già fatta? Sì, sì. Su cosa? Ma cazzate. Su l'impicciarsi ognuno rispettivamente delle posto delle che hai ragione che tu fanno, per me hai ragione tu, ragione posto io. Che hai ragione tu, però sull'impicciarsi delle l'impicciarsi su quello che su sì. Come si gestiscono le amicizie, su come si trattano amici o qualcuno con cui magari si lavora. Ma poi impicciare, oh, comunque ci siamo sposati, ma stai su da dosso. Esatto. Sposarsi va bene, però... No, bisogna essere insieme, sì? e sentirsi comunque liberi, no? Senza rinunciare a niente. Per me è un po' questo il senso. Infatti, che non sia cambiato nulla, a me piace, io sono contenta. Spero che sia così. Vi auguriamo sempre una vita lunga e felice insieme, ma arriviamo a ciò che abbiamo annunciato prima della pubblicità. C'è una cosa che dopo il matrimonio si fa, sì, che però Annalisa si è dimenticata, e che dicevamo faremo... pare perché... Sì, purtroppo. Vabbè, la festa. Esatto. Che è il lancio del bouquet. Ti sei dimenticata di fare il lancio del bouquet? Pensa due volte, sia alla cerimonia, quella lì piccolina con la famiglia, dimenticata. Sì. Eppure alla festa, dimenticata. Ma sai due. Io mi sa che non l'ho fatto. Infatti, guarda, me ne sono fatto portare due, ecco, anch'io, così uno oggi. Lo lancio. Ecco. Lo lancio io. Lo regaliamo al pubblico. Certo. Che poi, vieni, tra le altre cose, di queste cose della tradizione, io mi perdo. La regola è lanci il bouquet, chi lo prende si sposa. Eh sì, è un augurio, dai. Allora, tu lancialo di là, vale io lo lancio tutti, di qua. Vale per tutti, maschi, femmine, sì. Prendete il bouquet, alzatevi tutti. E chi lo prende si sposa, cioè fra voi due oggi qua. Bello. Va, 3, 2, 1, via. Vai, sì. 3, 2, 1, via. Va, che bella coppia! Alzati! Va, bravi! Che bella coppia! Tu sei il fidanzato di lei? No? Perfetto! Allora, tu sei il fidanzato di lui? Siete fidanzati voi due? No? Perfetto! È fatta! Single? Anche te sicuro! Anna è la ragazza! È qua? È qui? No. Peggio per lei. Va bene. Signore e signori, grazie mille per essere tornati a trovarci. Fate un grande applauso ad Annalisa! Dove vai?